Volete sapere la storia mia? A quando mi sono sposata. Teneva 21 anni quando conoscette a marito, ma un buon uaglione, un faticatore. Ha già avuto due figlie e non ci ha fatto mai manca niente. Eravamo una famiglia rispettata, come sono rispettata tutte e famiglia onesta. Ma all'improvviso non si è capito niente più. Perché? Perché perdette il posto e non era più vista. Asceva mattina e tornava tarda notte. Io mi pensavo che gli aveva cercato fatica. Invece no, caretta rinda sta monnezza. Quella monnezza, la droga, quella che cacci la gente, quella che distrugge tutto coso, casa, moglie, mamma, figlio. E mo sta là, e io là sto venendo. E ce l'ha diritto, mo che torna, e ha fatica, perché sta vita non dà niente. Sta vita fa schifo. E io mangio stancate, sono sempre dicendo mamma, mamma, e non chiamano mai io padre. Una volta a settimana dicono papà, ma addirittura si dice che trasferiscono. E chi lo sa che ci aspetta? Sarà perché la porta è fuori ancora notte, una voce che mi chiama per riparti a partire. E affronto un'autostrada, rinta una cella fredda, e s'allontana Napoli e insieme a essa tu. Non piangere, te prego, no, non piangere, e scrivemi quello che provo, scrivemi. Ma hanno un sacchetto con l'acqua e un panino, mo mangio insieme il lacrime con cielo rinduco. E poi cerco una sosta e 3-4 minuti per respirare un attimo che l'aria libertà. Stata buona vita mia, ci avremo lunedì, danno un bacio a tutti quanti, e non ti preoccupare, ma che torno me ne vado a faticare, hai ragione, che sta vita non dà niente, che sta vita fa schifo.